and gentlemen, da Palazzo Chigi in Roma, di Renzi c'è un problema che incalza show! Buonasera Presidente Renzi. Buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera, grazie, troppo buoni. Sì, non abbiamo ancora... fatto nulla di speciale. No, ma infatti guardi che non... Ho solo fatto riapparire il sole dopo il buio stamattina. No, era l'eclissi, quella era l'eclissi e non credo che lei... No, abbia... Signori miei, cos'è tutta questa frizzantezza che sento nell'aria? Questo friccicolino. Cosa ha detto? A friccicolino. Sarà che mancano due ore alla primavera? Volevo scusarmi con voi italiani? Sì. Fosse stato per me l'avrei fatta partire a gennaio, ma la minoranza del PD ha fatto resistenza. Adesso non credo che la primavera sia una... Mi dispiace per quei giovani che grazie al mio Jobs Act stanno trovando lavoro e non possono gustarsi la primavera con la calma che è tipica dei disoccupati. Non credo che ci siano tutti questi giovani. State tranquilli, che in autunno avrete tutto il tempo libero del mondo. Ecco, no, senta, Presidente, ammetterà che in questo paese quando si parla di grandi opere c'è un filo, un problema di corruzione, no? Appunto. C'è un problema di corruzione quando... vabbè. Quando si parla di grandi opere, dico. Grandi opere e corruzione. Non faccia quelle facce. Scusi se rido, no, no. No, ma non c'è da ridere. Mi si accusa sempre che quando c'è un problema io non ci metto la faccia. Sì, è vero. Che voglio tergiversare. Sì, tergiversare, sì. Graziano, tergiversare è una parola che non voglio più dire. Ecco, Graziano, togliamo. Ma io questa sera voglio dire tutto sul problema delle grandi opere. Oh, grazie. Oh, finalmente. Vede, le prime tracce di viabilità in questo paese sono risalenti all'Impero Romano. No, Graziano, mi vuoi mandare la foto della via Appia? Ma non puoi iniziare dalla via Appia, così ci metto una vita. Adesso, visto che è lei che non vuole affrontare la questione? No, è lei che la prende. Signori troppo... miei, basta giocare, non perdiamo tempo con inutili questioncine. Sì. L'Italia in questo momento ha un problema serio. Ecco appunto, dicevo, no? La fermo subito. Cosa? Vado dritto al punto, guardi. Oh, sì, va bene. E non sarò certo io a prendere le sue difese. Sì. Solo perché è un ministro. Oh, bene. Stiamo parlando di? Varoufakis, che ha fatto un dito medio alla Germania. Ha sbagliato! Ma cosa c'entra Varoufakis? Ha sbagliato, non doveva farlo. Tra l'altro quel filmato era pure un falso. No, parliamo invece dell'ex ministro Lupi, perché... Uffa, ma che noia! Ma ormai questa faccenda che Lupi somiglia alla figlia di Fantozzi la sanno tutti, No, ma cosa c'entra? Senta, dica qualcosa di chiaro delle dimissioni del ministro Lupi, perché dalle intercettazioni è venuto fuori un sistema di, insomma, corruzione... Parliamoci chiaro, signori miei. Sì. Se dalle intercettazioni è venuto fuori che il ministro Lupi ha favorito il figlio, c'è un problema. Appunto, e come pensate di risolverlo? È già pronto il decreto per limitare queste cacchio di intercettazioni. Ma no. Senta, Presidente, ma lei, adesso in tutta onestà, crede che la corruzione si potrà mai estirpare del tutto? Ma perché deve far così? No, mi scusi. No, ma sono domande serie. La sfiducia mi annoia. Ma non è sfiducia, sono domande. Se tu ci credi, nulla è impossibile. Ah. Ma non lo dico io, lo dice la Nike. Just do it. Ma chi se ne frega della Nike? Scusi, un tema serio quello della... Cosa dicevano dell'articolo 18 tutti i gufi? No, è impossibile cancellare. Sì. Non ce la farete mai. Sì, si riempivano la bocca con questo statuto dei lavoratori. No, stia fede. No, guardi. Poi sono arrivato io, due smorfie, zac zac, l'ho cancellato. Ma sì, forse c'è chi... Mi è bastato stare due mesi a Palazzo Chigi e a tutti questi sindacati li ho fatti diventare vecchi e inutili come il pupazzo ciao di Italia 90, però, se lo ricorda? Sì, me lo ricordo, ma cosa c'è per Landini? Ma lo sente? Adesso ditemi se non è il caso di gonfiarlo come un canotto oppure no? No, ci mancherebbe, Landini, la prego, no. Vabbè, no, ma l'importante è che avete sentito cosa ha detto. L'abbiamo sentito, perché grazie. Viene voglia di gonfiarlo, era solo per chiarezza. No, ma grazie così, va bene. Perché viene voglia di gonfiarlo da darci un mattone. No, per favore, allora. Chi era? Ma come chi era? Era Maurizio Landini. Ah, signor Landini. Sì. Sì, è quello che è sempre pronto a aiutare i soliti noti. Ma chi? Gli operai. No, vabbè, ma non sono i soliti noti. Mentre invece non si occupa mai delle minoranze, i ministri che restano senza un posto. Ma cosa c'entrano i ministri? Stiamo parlando dei padri di famiglia. Che hanno perso il posto il giorno dopo la festa del papà. Ma cosa sta dicendo? Dramma su dramma. Ma cosa sta... Non ha bisogno... Dov'era Landini col suo sindacato quando un povero signore in casa a 60 anni? No, vabbè. Nonagli. Peggio il lavoro! Ma non può Landini. Ma visto che ci avevo ragione io. No, adesso stia calmo. Ma l'ha visto che volevo prendere e fare uno come si fa col polpo.
come... Lo sa come facciamo? Col poppo no, che lo si... sbatti sullo foglio ecco, per trovarlo? No, 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 la prego, allora. Ma certo che faccio bene a fare la coalizione sociale, una forza di opposizione sì, vera, autentica, sì, con lo spirito programmatico. Sì, Renzi sta parlando e con lei. E guardami quando parlo. Appunto, guardi che... Mi vuoi guardare negli occhi? Renzi, guardi la guarda che io prendo tutte le forze della coalizione sociale non appena ho capito chi cacchio sono e lo escio al governo. Renzi, guardi che c'è la guarda che io non sono mica una deputata 5 Stelle, carina e ma gentile. Infatti, io Renzi... Io sposto la cravatta al collo, mi piego un tubo innocenti, Renzi, sai. C'è Landini che sta parlando con lei, Renzi. Ho capito. Renzi. Meglio Renzi. Che me ne vado, altrimenti sì, mi comprometto, infatti. Finisco dentro per percosse. Che non ho neanche la Camuscio che viene qui a pagarmi la cauzione, Renzi. Ma non finisce qui. No, va bene, grazie. Landini, Renzi, io però... prima o poi lo gonfio. Vabbè, adesso basta però. Ma scusi, ma Renzi, ma non ha neanche degnato Landini di uno sguardo, era... Renzi. Non so se ha notato Landini che si è montato la testa. Ma non si è montato la testa. Vuole fondare il partito solo perché ormai è diventato famoso in televisione. No, vabbè, ma ecco non perché credo. È sempre più urgente riformare la RAI. No, ma guardi che tra l'altro anche lei è sempre stato in televisione, va sempre in televisione. È per questo che voglio riformarla. La RAI. Vuole andarci solo io in televisione. Ah, solo lei. RAI, di tutto, di Renzi. No, vabbè. Sigla. Ma ce la fa rivedere? Ma no. Ma cos'è? Le Renzità. Ma cos'è? È sicuro, eh? Le Renzità. Vediamo. Eccoci di nuovo qui insieme sì. con la nostra campionessa Eleonora. Sì. Eleonora potrebbe portare a casa 180.000 euro. Ah, che bello. Eleonora, vieni da? Vercelli. Vercelli. Sì. E cosa hai votato alle ultime elezioni? Cosa Movimento 5 Stelle. Ghigliottina! No, ma perché? Ma cosa c'è? Non è così il gioco. Mi dispiace, Eleonora, hai dimezzato il Montepremi, che da 180.000 passa a 90.000 euro. Ma mi dispiace, ma anche tu, Cizza, pensaci meglio la prossima volta. Non è così votare. Andiamo con la prima parola, Eleonora. Sei pronta? Sì. Sei pronta? Che bello. Stivale e scarpone. Stivale. Stivale. Stivale, vediamo. Sì. Bene, giusto. Bello. Stivale. Sì. Eleonora! Non faccia quelle facce però. 5 Stelle ha votato Eleonora. Lasci stare cosa ha votato, non c'entra niente. Seconda parola! Sì. Bellezza. Cuperlo. Vabbè, ma che accostamento è, no? Bellezza. Vediamo un po'. Vediamo, che bellezza. Vabbè. Bene, due su due, signorina, questa era facile perché nessuno ha un'alternativa. Se ha un'alternativa nessuno sceglie Cuperlo. Vabbè, ma non, adesso non si occupi di... è un gioco... Attenzione, la terza parola, Verdi. Sì. Salvini. Attenta! No, ma non vale, non deve... Verdi. Verdi, bravo. Ma non vale così, scusa. Hai visto che quindi ti aiuta? Ma non funziona. Hai visto? Ma no, non come Casaleggio che butta fuori. Ma non deve fare fuori Casaleggio. Ma non è una questione politica il gioco, vada... Quarta parola? Sì. Pizza. Pizzarotti. Sempre lì, Pizzarotti. Ghigliottina! Certo. Ti rimangono solo 45.000 euro. Certo. Puoi ancora comprarti la Grecia se risolvi l'ultima. No, non credo. Che Grecia? Ma cosa dice? Mari Monti. Monti Mario, ma però non, Monti Mari. Ma così ha inzigato. Perfetto, le parole. Certo, ma lei ha inzigato. Stivali, stivale, bellezza, Verdi, pizza, Mari. Adesso prenditi il tuo tempo per pensare. Certo. Ok, basta, scrivi la parola. Ma no, ma che ce ne... deve dargliene di più, è difficile. Solitamente ci vuole un po' più di tempo. Passami il foglietto, vediamo cosa è scritto. Cosa ha scritto? Italia. Italia. Dimmi un po' il tuo ragionamento. Sì, l'Italia è uno stivale, ci chiamano il bel paese, è la patria di Verdi, siamo famosi per la pizza e poi l'Italia è bagnata da tre mari. Vabbè, ma non lo prende in giro, guardi che è giusto, eh. Voi che dite, ci avrà azzeccato? Ma guarda, sì, guardi che è fine, ma non prende in giro nessuno. Di allora... No. Eleonora, guardi che è il Presidente del Consiglio. Tu lo conosci il Ministro Boschi? Cosa c'entra? Perché lei porta sempre gli stivali. Ma cosa c'entra? È bellissima. Ma no. Ha gli occhi verdi. E quando parla Alfano dice sempre che pizza. Ma sì, scusi, è Mari. È appunto Mari. Perché si chiama Maria Elena,
ma noi la chiamiamo tutti Mari. No, vabbè, la risposta ma... giusta era Boschi. Ma non vale, ma cosa c'è? Era più giusto, ma no. Scusi, ma chi se ne frega della Bosca? Era più giusto Italia. No, cioè, se permette che se ne frega dell'Italia. No. Che cosa vuole lei? Lei già da 5 Stelle, peccato. Però va bene, tanto che facevi con tutti questi soldi tu. Ma dove andavi? Che cazzo te ne frega? Ma no, tanto, voi 5 Stelle, i soldi pubblici non li usate. Grazie Eleonora, ciao! No, vabbè. Da Silvano Belfiore Band. No, vabbè. Andrea Zalone.